ai tanti visitatori, ai tanti turisti che affolleranno la nostra città anche nel ponte del 25 aprile, ponte per il quale registriamo già il tutto esaurito nelle strutture ricettive, abbiamo voluto preparare una nuova bellissima sorpresa, un itinerario esoterico ed archeologico che si conclude con la possibilità di affacciarsi di nuovo su questa magnifica terrazza. La bellezza del maschio angioino si mostra in nuove forme, offerte ai cittadini e ai turisti con visite guidate a tema, per mettere in luce ed anzi riportare alla luce i tesori del castello più famoso della città. Una di queste unisce storia ed archeologia ed apre nuovi ambienti al pubblico. Ora si può seguire un percorso che, partendo dalle fondamenta di Castelnuovo, costruito nel 1279 da Carlo I su un convento francescano, in un'ora farà vivere anche i 2000 anni di storia precedenti al castello, con le tracce greco-romane sotto ai resti medievali, compresi gli scheletri di una necropoli, e perfino memorie del Vesuvio, con una colonna stratigrafica che racconta dei millenni precedenti, per poi cambiare completamente visuale d'ambiente e salire fino alla terrazza, un gioiello recuperato che regala la doppia vertigine della bellezza e dell'altezza. Uno sguardo magnifico in quello che sta accadendo nella città, qui sotto nel cantiere della metropolitana, che sarà la stazione da qui a poco più bella del mondo, il cantiere archeologico più importante d'Europa, e nello stesso tempo affacciarsi nelle vertigini della bellezza storico-monumentale che da qui è visibile in tutte le sue emergenze monumentali, le sue eccellenze storiche. Una visione panoramica e storico-culturale d'insieme che sicuramente affascinerà e desterà grande stupore e grande suggestione sui visitatori.